Ufficiale dell'esercito romano sotto Diocleziano, Sebastiano abbraccia la fede cristiana e dichiara apertamente la propria conversione all'imperatore. Il 20 gennaio del 288 è condannato a morte ed il corpo gettato nella Cloaca Maxima. Il culto per il martire si diffonde rapidamente e la catacomba in cui è seppellito, come il tempio paleocristiano sovrastante, gli vengono solennemente dedicati alcuni secoli dopo. La Basilica di San Sebastiano sulla via Appia Antica, oggi patrimonio del fondo edifici di culto dello Stato italiano, rimane così inalterata fino alla metà del IX secolo, quando Papa Niccolò I ne ordina un parziale restauro. A trasformarne l'assetto, riducendone notevolmente le dimensioni, sono gli interventi voluti nel 1607 dal cardinale Scipione Borghese. Accanto al busto del Salvatore, opera di Gian Lorenzo Bernini, si affaccia la Cappella delle Reliquie. Sul lato opposto, il cuore della Basilica, la cappella dedicata a San Sebastiano. Con noi il suo parroco, padre Orazio Castorina. Sono ambedue del 600, 1600, e contengono nella Cappella delle Reliquie, tra quelle più insigne, c'è una delle frecce che avrebbe colpito San Sebastiano durante il martirio, e poi un pezzo della colonna dove sarebbe stato legato per subire appunto il martirio delle frecce. Dall'altra parte, nella cappella opposta, abbiamo la cappella di San Sebastiano che sorge sopra la cripta, il luogo della sepoltura di Sebastiano. Fu fatta costruire dai Barberini nel 1600. E le opere importanti sono l'altare che contiene un sarcofago con i resti, le reliquie di San Sebastiano, e sotto l'altare una scultura di Giuseppe Giorgetti della scuola del Bernini del 600, quindi 1600. Prima ancora di essere legata a San Sebastiano, la basilica è eretta per il culto dei Santi Pietro e Paolo. Secondo la tradizione, le spoglie degli apostoli furono trasferite in questa catacomba tra il 250 e il 260, durante la persecuzione dell'imperatore Valeriano. La chiesa sorge sopra un'antica casa chiamata Triclia, che vuol dire pergolato, che si trova proprio sotto al centro dell'attuale basilica. Questa casa era un luogo di preghiera, non era quindi un'abitazione, ma un luogo di culto, dove le prime comunità cristiane venivano a rendere omaggio, culto a Pietro e Paolo. E in questo luogo lasciano molte incisioni su un intonaco rosso pompeano, e queste incisioni si ripetono per decine di volte, sono scritte in greco, in latino, in ebraico. Ci dicono, appunto, ci testimoniano che era un luogo frequentato da molti pellegrini che venivano in questo luogo a rendere culto agli apostoli. Nasce così il cimitero sotterraneo della primitiva comunità cristiana di Roma, come ci spiega il direttore della catacomba di San Sebastiano, padre Rino Bernardini. Nel secondo secolo non esisteva la catacomba qui, esisteva soltanto questo luogo che si chiamava Ad Catacumbas, che era chiamata presso la cavità. Tant'è che questo nome poi sarà determinante per dare il nome a tutti i cimiteri ipogei di tutta l'Italia, per cui le catacombe prendono il nome da questo luogo. Dopo, al terzo secolo, cominciano a insediarsi qui i primi sia pagani che cristiani per poter seppellire i loro cari. Erano gente povera, erano gli schiavi, per cui non potevano permettersi di costruirsi mausolei, per cui lo Stato permetteva, no, di concedere un terreno, no, adatto per la sepoltura.